Per Diostina nell'area di Taranto, dopo la scoperta nel latte, arrivano altre conferme dalle analisi. In tre quartieri superata la soglia di rischio, i bambini vanno da Vendola, non vogliamo morire avvelenati. Si muore anche negli stabilimenti ritenuti sicuri. Ieri un operaio è morto alla Fiat di Melfi, bloccata per protesta la produzione fino alle 14 di oggi. Il giallo di Gravina, la soluzione è nei resti di cibo trovati nel corpo di Ciccio, nello stomaco, ma nello stomaco oppure nell'intestino? Dalla risposta dipenderà il futuro di Filippo Pappalardi. Si trasforma in farsa invece il giallo di Perugia, ieri interrogato l'ivoriano Rudy Ghedè per difendersi, accusato Amanda e Raffaele Sollecito, sono loro gli assassini. Buongiorno, ben ritrovati dal TG Norba, buongiorno, Renzo Magistà. A tutti voi buongiorno da Tiziana Romanacci, apriamo questa edizione come sempre con uno sguardo ai titoli degli altri telegiornali. Euronews, il telegiornale. Nicolas Sarkozy a Londra chiede il rafforzamento della presenza militare in Afghanistan. Oggi la visita di Stato nel Regno Unito entra nella sua fase più politica. Apertura del processo all'Orco delle Ardenne. Michel Fourniret deve rispondere dello stupro e assassinio di diverse ragazze in Francia e Belgio. Niente male per una navetta battezzata Tentativo. Endeavour atterrata con successo dopo una missione nello spazio durata ben 16 giorni. In provincia di Nuoro scomparsa la moglie di un noto dentista e quasi certo si tratti di sequestro di persona, la figlia di 8 mesi abbandonata in garage. Oggi Air France dovrebbe mettere a punto il nuovo piano per Alitalia, Berlusconi annuncia, è pronta la cordata italiana. Rudy Ghedè dal carcere di Perugia accusa, ho visto Raffaele con il coltello in mano nella camera di Meredith, c'era anche Amanda. È finito male un tentato sequestro in Sardegna, il corpo di una donna scomparsa ieri a Nuoro, ritrovato stamane nel portabagagli dell'auto, era la moglie di un facoltoso dentista. Si scalda il clima politico e scontro tra Veltroni e Berlusconi sul duello in TV, pensioni e Alitalia al centro dei programmi. Alitalia oggi il nuovo piano Air France sarà presentato ai sindacati, la trattativa potrebbe essere prorogata oltre il 31 marzo. Calcio, sconfitta di misura per la nazionale di Donadoni in Spagna nell'ultimo test prima degli europei e per il campionato restituiti 3 punti al Cagliari. In Puglia si alza il polverone Ofanto, la contestazione sui confini del parco fatta l'altra sera a Barletta nei confronti del presidente della regione Puglia Vendola ha improvvisamente acceso la campagna elettorale ed ecco il primo vero scontro Vendola-Fitto. E polemica aspra sulle contestazioni di piazza tra il governatore Vendola e il predecessore Fitto. I fischi degli agricoltori di Barletta e il blocco del comizio innescano l'ironica solidarietà dell'ex presidente. Possibile, si chiede l'onorevole Fitto, che i pugliesi non capiscano che Vendola fa solo promesse elettorali. L'affondo è sul parco dell'Ofanto che la regione vorrebbe approvare e che, nelle intenzioni di Vendola, doveva conciliare gli interessi delle imprese del nord barese, degli agricoltori e dell'ambiente. Un obiettivo evidentemente complicato, viste le contrarietà e le osservazioni degli enti locali, ma il presidente Vendola non ci sta e sottolinea che in quella piazza le proteste hanno toccato anche gli esponenti del centrodestra. E ciò che non accetto sono le lezioni da Raffaele Fitto, che per 5 anni è stato colpevolmente, criminalmente distratto rispetto ai problemi ambientali della Puglia. Io devo rispondere non a qualcuno col fischietto in bocca, devo rispondere anche al fatto che un fiume, un territorio meraviglioso come quello Fantino o come quello Murgiano o come quello Garganico non sono proprietà privata degli avvoltoi e degli speculatori, ma sono la bellezza della nostra terra che appartiene a tutti e io, anche a costo di farmi fischiare, da qua all'eternità continuerò a difendere la bellezza della nostra terra. Altra controreplica di Fitto, chi ha costruito la propria carriera politica sulle contestazioni dice dovrebbe rispettare e non aggredire il dissenso della piazza.
La famiglia avrà un osservatorio nazionale, la sede dell'osservatorio sarà a Bari, lo ha confermato ieri proprio a Bari al presidente della regione Puglia Vendola, il ministro per la famiglia Rosi Bindi, che così ha tenuto fede ad un impegno assunto allorquando presentò, poi venne anche approvata la tanto discussa legge che allarga anche all'unione di fatto l'accesso ai servizi sociali. In Puglia sorgerà, ha detto Bindi, la cabina di regia per le regioni del sud per quanto riguarda studio, documentazione, ricerca e monitoraggio del sistema di assistenza a famiglie e fasce deboli. Se il centro-sinistra guarda la famiglia, il centro-destra pensa agli immigrati. Un sito al servizio dei tanti immigrati presenti in Italia è stato presentato ieri in anteprima nazionale a Bari dal senatore Mantovano e dall'onorevole Gabriella Carlucci. L'indirizzo del nuovo portale internet è www.purenoi.it. Le lingue del portale sono state scelte in base al maggior numero di immigrati presenti in Italia. 4 i moduli principali del portale: istituzioni, formazione, multimedia, associazioni. Scopo dell'iniziativa è rendere fruibili agli immigrati le informazioni diffuse dalle istituzioni pubbliche e private, fornire all'immigrato mezzi per migliorare la propria condizione lavorativa con l'insegnamento a distanza, aiutare a mantenere vivo il collegamento fra l'immigrato ed il proprio paese d'origine. Ieri è stata a Bari, come avete sentito, già il ministro per la famiglia Rosi Bindi, e ha fatto ovviamente anche campagna elettorale in una conferenza stampa nella sede del Partito Democratico con il segretario regionale del PD Emiliano. Ha parlato di come si stia strumentalizzando da parte del centrodestra la questione degli assegni familiari. Il PDL, ha detto il ministro Bindi, propone l'antico con una tantum di 1000 euro del buono bebè, noi proponiamo 2500 euro per ogni figlio. La Bindi ha poi ricordato il lavoro fatto nel suo periodo di, nei suoi 20 mesi di governo, in particolare ha parlato del piano triennale sugli asili nido da 68 milioni di euro, 300 milioni ai consultori familiari, 120 milioni stanziati per le politiche di conciliazione e infine l'assegno da 1200 euro per le famiglie con 4 o più figli. Ma la campagna elettorale si fa anche in TV, su Telenorba ogni sera c'è Vota Antonio, stasera alle 20:15 la tribuna politica di Telenorba avrà come ospiti il deputato del Partito Democratico Gero Grassi ed il deputato dell'UDC Salvatore Greco. I difficili rapporti tra l'UDC e il PDL, il giallo dei passaggi di diversi esponenti dell'UDC al Partito delle Libertà, l'esperienza del governo Prodi, le politiche a favore delle famiglie e dei salari, questi gli argomenti al centro del confronto. L'appuntamento è per questa sera alle 20:15 nel corso di Vota Antonio, tribuna politica di Telenorba. Adesso occupiamoci della vicenda diossina, c'è diossina purtroppo a Taranto, lo confermano nuove analisi, questa volta il riscontro è avvenuto in 3 quartieri del capoluogo ionico, dove nell'aria si sono superati i limiti consentiti dalla legge e intanto si scopre che c'è un'altra masseria sospettata nella quale si sospetta che ci sia produzione di latte alla diossina. Sono 2 i casi positivi riscontrati a Taranto. Ieri una seconda azienda agricola situata in un'area vicino alla zona industriale è stata posta sotto fermo sanitario dalla ASL dopo che le analisi di laboratorio hanno accertato la presenza di PCB in un campione di latte prodotto da capre lasciate al libero pascolo. Nei giorni scorsi un provvedimento analogo che impedisce la vendita e la macellazione degli animali era stato emesso per un'azienda di Statte, ma il latte prodotto nelle 2 aziende poste sotto vincolo sanitario non è comunque destinato al commercio, serve solo all'alimentazione dello stesso bestiame allevato. Lo ha detto ieri il procuratore di Taranto Petrucci incontrando i giornalisti in procura dove si è tenuto un incontro per esaminare la situazione. Petrucci ha invitato a non creare inutili allarmismi e ha assicurato che saranno adottate tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare la salute dei cittadini con controlli sulle greggi contaminate da diossina. Per questo prelievi di latte e carne proseguiranno. Al termine del vertice nessun provvedimento amministrativo o giudiziario, ma non è escluso un sequestro cautelativo dei pascoli contaminati. Del divieto di pascolo abbiamo parlato, siamo per concordare questa situazione, sì. Però è un provvedimento amministrativo che credo sarà emanato in sede amministrativa. Abbattimento no, per ora. Per l'abbattimento ancora no.
E intanto è emerso un altro particolare preoccupante. I controlli effettuati il mese scorso hanno accertato che la presenza di diossina nell'aria ha superato i valori limite in alcune zone, Talsano, Paolo VI e Statte. Nei prossimi giorni saranno effettuati controlli ancor più accurati da parte dell'ARPA nei terreni circostanti gli insediamenti industriali. La diossina in Campania ha scatenato l'allarme mozzarella di bufala, ma non c'è alcuna messa al bando delle mozzarelle. Entro un paio di giorni l'Italia fornirà alla Commissione europea tutti i chiarimenti richiesti. A confermarlo ieri è stato il sottosegretario alla salute Patta al termine del vertice convocato a Roma al Ministero della Sanità. Il fenomeno è comunque circoscritto sia al tipo di prodotto che ad un'area geografica particolare. Quanto alle cause, gli esperti ritengono che possano essere addebitabili ai rifiuti agricoli bruciati e non ai rifiuti urbani o al latte illegale di provenienza estera. La mozzarella di bufala si produce anche in Puglia, in particolare in provincia di Foggia. Va ricordato che questa non è una zona inquinata. Se tracce di inquinamento da diossina sono state riscontrate in Campania, e di qui tutte le polemiche di cui sentite parlare in questi giorni, nel foggiano l'aria è per fortuna esente da diossina, e quindi anche gli allevamenti di bufala che producono latte e quindi mozzarella di bufala sono perfettamente in regola con le norme, con la qualità e con l'igiene. Le immagini che vedete si riferiscono ad uno dei più grandi allevamenti di bufala del Foggiano, quello di San Giovanni Rotondo, che produce mozzarella che per il 40% viene esportata nei paesi europei, in Inghilterra, in Austria, in Ungheria in particolare. Il 60% poi viene invece venduto in Puglia e nel resto di Italia. In questo periodo c'è da dire che questa azienda ha addirittura incrementato le vendite di mozzarella. A Taranto, dopo domani, 29 marzo, ci sarà una manifestazione che avrà per protagonisti i bambini che non vogliono morire avvelenati e che ieri hanno chiesto aiuto al presidente della regione Vendola. Col vostro aiuto vinceremo la battaglia ambientale. Così il governatore Vendola ha risposto all'appello dei bimbi di Taranto, una delegazione con genitori al seguito dell'associazione di volontariato sorta per ridurre l'inquinamento nella città ionica. È qui che assieme a Brindisi svette il triste primato di città più avvelenata d'Europa. A testimoniare il disagio, l'angoscia, ma anche la voglia di riscatto dei bambini, 2000 lettere sottoposte all'attenzione del presidente. Qui si muore, c'è scritto, la nostra salute, denunciano i piccoli, è a rischio. Le lettere ha annunciato il presidente dell'associazione tarantina, il pediatra Pino Merico, presto diventeranno un libro denuncia che sarà pubblicato dalla regione Puglia. Il presidente Vendola ha assicurato tempi celeri per mettere la museruola ai veleni e alle ciminiere. In Puglia nascerà un marchio di fabbrica ammazza bambini. Per l'ILBA ha assicurato entro un anno la riduzione delle emissioni di diossina da 4,9 a 1 nanogrammo per metro cubo. Col Ministero dell'Ambiente invece la firma di un protocollo per bonificare i terreni vicini al siderurgico sul modello dell'intervento già realizzato a Brindisi con 300 milioni di euro su 122 chilometri di superficie. Presentato e già congelato, così come avevamo previsto ieri, il nuovo piano della salute per la regione Puglia. Ieri l'assessore tedesco lo ha illustrato ai partiti di maggioranza e c'è stato subito un blocco, non una bocciatura, ma tutti hanno concordato sulla necessità di rinviare la discussione del piano della salute a dopo le elezioni. I partiti di maggioranza si sono perciò dati appuntamento al 21 aprile per discutere il piano, la bozza di piano presentata da Tedesco e poi avviarne l'approfondimento in sede istituzionale. Il piano dovrà essere approvato dalla Giunta, poi dovrà passare nelle commissioni e infine essere portato all'esame del Consiglio regionale. Secondo la maggioranza si potrà fare tutto entro la fine di maggio, ma ci sono gli scettici, coloro che prevedono dopo l'estate. Negativa la chiusura di Wall Street, in ribasso stamane le borse asiatiche. Sul fronte valutario l'euro si è indebolito nel rapporto con il dollaro e lo yen.
Si muore anche negli stabilimenti ritenuti sicuri. Ieri un operaio è morto alla Fiat di Melfi, bloccata per protesta alla produzione fino alle 14 di oggi. Ne parleremo nella seconda parte. Poi il giallo di Gravina, la soluzione è nei resti di cibo trovati nel corpo di Ciccio, ma nello stomaco e nell'intestino. Dalla risposta dipende il futuro di Filippo Pappalardi. Si trasforma in farsa invece il giallo di Perugia. Ieri interrogato l'ivoriano Rudy Guédé, per difendersi ha accusato Amanda e Raffaele Sollecito, sono loro gli assassini. A tra poco. Un incontro fatale. Vite diverse. Sogni comuni per due giovani in cerca d'amore. Milagros, dal lunedì al sabato alle 13.50 su Telenorma 7. Ladies and ladies, ecco a voi nuovo Lines Lady Ultra. Ultra sottile, ultra assorbente, ultra conveniente. Scegli sicura il tuo Lines Lady, normale o il nuovo Ultra. Ah, nessuno ti dà la qualità Lines a un prezzo così conveniente. Cambia le tue abitudini. Audi Spray scioglie il cerume e pulisce delicatamente le vostre orecchie. Audi Spray, la salute delle vostre orecchie. E per me Audi Spray Junior. C'era un uomo che si muoveva tutto il giorno, assaporando il momento in cui si sarebbe fermato. Chi cucinava per tutti, perché amava il cibo crudo. E chi dava luce alla città, non vedeva l'ora che fosse buio. Da Eni, tutte le energie di cui hai bisogno perché tu possa decidere sempre come usarle. Scegli il gas e l'elettricità di Eni. Scegli la più grande società energetica italiana. Voglio sicurezza, voglio protezione, voglio cibi con antibatterico che mi aiuta a combattere gli attacchi batterici, facendomi sentire sicura e protetta. Per la mia vita attiva, cibi con antibatterico. Nel mio intimo, Sexilli. 800-900-313. Per essere sicura che abbia tutta l'energia per affrontare una mattina a scuola, ho scelto i cereali Nesquik. Per una colazione gustosa con tanti cereali integrali. Prenditi cura di lui. Quando vedo il simbolo dei cereali integrali Nesquik, so che gli sto dando fibre e carboidrati a rilascio graduale che lo aiuteranno ad affrontare la mattinata con entusiasmo. Così potrà dare il meglio e divertirsi in tutto quello che fa. Ottimo lavoro! Cereali Nesquik, un pieno di energia per tutta la mattina. Ciao, chi perde paga la cena per tutti, due spaghettini per il cacciatore di aquiloni ha commosso lettori in ogni parte del mondo. Siamo noi due contro tutta Kabul. Ora uno dei romanzi più amati dei nostri tempi diventa uno dei film più attesi dell'anno. Vado a cacciare quell'aquilone azzurro per te. Portamelo qui, per te un milione di volte. In ogni vita ci sono amicizie che non possiamo tradire. Batti l'aquilone. È di Amire, questo è suo. Un ragazzo che non è capace di difendersi. Diventa un uomo che non sa difendere niente. Dagli Eterno, ti renderà orgoglioso, vedrai. A mio figlio, alla sua laurea. Perché è tornato in Afghanistan? Per l'uomo nella foto. Cosa significa per lei? Era molto importante. In ogni vita, le sfide più grandi sono quelle che ci danno la libertà. Il mio sogno è che mio figlio sia un uomo libero, che un giorno possa tornare a Kabul e che gli aquiloni riempiano di nuovo il cielo. Nel lavoro si continua a morire, purtroppo si muore anche negli stabilimenti ritenuti sicuri come quello della Fiat a Melfi, dove ieri la vittima è stata un operaio che lavorava a Melfi da 16 anni. Lavorava nella Fiat Sada di San Nicola di Melfi sin dall'avvio dello stabilimento nel 1992. Era un operaio esperto, ma su quella pedana non doveva salire.
A gridarlo tra la rabbia ed il rammarico per una morte assurda, alcuni colleghi di Domenico Monopoli, 43 anni, di Cerignola, caduto durante il turno di notte di ieri da un soppalco da un'altezza di quasi 5 metri. Monopoli è precipitato da una piattaforma di cartongesso dove stava effettuando un intervento di ripristino degli impianti nel reparto di verniciatura. Per capire la dinamica dell'incidente, il terzo in appena 3 mesi, il secondo mortale, la Procura della Repubblica di Melfi ha aperto un'inchiesta. Certo è che l'operaio è stato subito soccorso dagli infermieri presenti nello stabilimento lucano e poi trasportato in condizioni gravissime a San Giovanni di Dio di Melfi, dove però non vi erano posti liberi nel reparto di rianimazione. Quindi la corsa in ambulanza all'ospedale di Rionero in Vulture, a una 15 chilometri dalla cittadina federiciana. Monopoli ha lottato tra la vita e la morte per ore, fino alle 10 quando è stirato. E proprio da quell'ora è stato organizzato un presidio davanti all'ingresso B in concomitanza con le 2 ore di astensione dal lavoro proclamate in seguito all'incidente. Un'ora di sciopero invece è stata decisa per oggi in tutte le aziende del gruppo torinese e in mattinata alle 10 ci sarà una riunione nella prefettura di Potenza, chiesta a gran voce dalle organizzazioni sindacali, mentre i lavoratori lucani della SATA sciopereranno almeno fino alle 15 in attesa della fine dell'incontro, incontro al quale si spera partecipi anche la Fiat. Il giallo di Gravina, la soluzione potrebbe stare nei resti di cibo trovati nel corpo di Ciccio. Sentiamo perché. Potrebbero risolverlo i residui di cibo che, secondo indiscrezioni, sarebbero emersi nel corso dell'autopsia sul corpo di Ciccio. Il cibo c'è, probabilmente carne e patate, ma l'aspetto importante è un altro. Dove si trova? Se, come sembra sostenere il perito nominato dalla difesa di Pappalardi, i residui di cibo si trovano nello stomaco, la morte di Ciccio si può far risalire ad un'ora non compatibile con le dichiarazioni del baby testimone che accusa il padre, e cioè in epoca antecedente alle 21 del 5 giugno di 2 anni fa. Se invece, come sembrano sostenere i periti dell'accusa, i resti della cena di Ciccio si trovano nella parte finale dell'intestino, le cose cambiano. L'ora indicata dal baby testimone sarebbe compatibile con quella della morte del ragazzino, provocata dalla caduta nel pozzo, forse per sfuggire all'ira del padre. Ancora qualche ora e i periti consegneranno l'esito dell'autopsia e questo giallo nel giallo si potrà chiarire. I periti stanno ultimando anche altre analisi, ad esempio sulle feci dell'altro fratellino, Salvatore, trovate in fondo al pozzo. Salvatore, come si sa, morì dopo Ciccio ed ebbe perciò modo di ultimare la sua digestione, ma dall'esame di quel che resta delle sue feci si potrebbe risalire anche al giorno e all'ora. Ieri il sostituto procuratore Antonino Lupo ha interrogato 6 ragazzini di Gravina, tutti amici di Ciccio e Ettore. In 5 hanno escluso di essere mai andati a giocare nella casa in cui si trova la cisterna della morte. L'unico a rispondere positivamente è stato il ragazzino che diede l'allarme dopo la caduta nel pozzo di Michelino, per soccorrere il quale i vigili del fuoco si calarono nella cisterna e fecero la terribile scoperta. Da un giallo all'altro spostiamoci a Perugia, dove ieri il PM che conduce l'inchiesta sull'omicidio di Meredith ha interrogato in carcere livoriano Rudy Ghedè, accusato di omicidio e ritenuto finora il più probabile assassino. Ovviamente Ghedè si è difeso accusando di omicidio gli altri 2 ragazzi arrestati con la stessa accusa. La farsa continua, perché di farsa ormai si tratta. Un interrogatorio pilotato e concordato, oltre che ritardato, si vuol far passare come la nuova svolta nelle indagini sull'uccisione di Meredith la sera del 2 novembre scorso a Perugia. L'interrogatorio è quello dell'ivoriano Rudy Ghedè, avvenuto ieri nel carcere di Perugia da parte del PM che conduce l'inchiesta, Mignini. Ghedè, fulminato sulla via di Damasco, ha deciso all'improvviso di parlare. Lo avrebbero convinto i suoi amici. Prima non ricordava niente, 3 mesi e mezzo di carcere gli hanno aperto la memoria. Ha chiesto di essere interrogato, così dicono le fonti ufficiali, e ha detto la sua clamorosa verità. Ad uccidere l'inglesina sarebbe stato Raffaele Sollecito, aiutato dalla fidanzata Amanda Knox. L'ivoriano, che fino a 3 mesi fa non ricordava nulla, pur ammettendo di trovarsi nella casa dell'orrore, ha detto di essersi intrattenuto con Meredith e di essere poi andato al bagno. Al ritorno avrebbe visto Meredith uccisa, Sollecito e Amanda nella stanza, lui con un coltello in mano e lei sulla porta pronta a scappare. Alla domanda su come mai si sia deciso a raccontare questa versione solo oggi, ha risposto che lo ha fatto sollecitato dai suoi amici, perché gli altri 2, Amanda e Raffaele, lo stanno accusando di essere lui l'assassino. Insomma, loro mi accusano e io accuso loro. Siamo a livello della sceneggiata napoletana. Ha però dell'incredibile il fatto che il PM, al termine dell'interrogatorio, si sia detto soddisfatto. Ma di che? Dell'ennesima bugia?
Per fortuna adesso il racconto dell'Ivoriano dovrà essere riscontrato dai fatti e tanto per cominciare si dovranno trovare il passamontagna che secondo lui Raffaele Sollecito indossava al momento del delitto ed il coltello che brandiva. Finora sui coltelli oggetto delle indagini non ci sono tracce di Sollecito. L'unica traccia di Raffaele è stata trovata, dice il PM, su una spallina del reggiseno di Meredith. Ma su questo ritrovamento sveleremo con documenti una prova clamorosa nel corso del graffio di lunedì sera che si occuperà nuovamente di questo caso alla vigilia della decisione della Cassazione che discuterà la richiesta di scarcerazione avanzata da Sollecito. Due operazioni antidroga in Puglia, nel nord barese e in provincia di Foggia. Sentiamo cosa è successo. Non si fermavano davanti a nulla. Avrebbero spacciato dosi di marijuana anche durante i funerali di due componenti del gruppo, morti tempo fa in un incidente stradale. Un sodalizio criminale ben organizzato, in cui ognuno aveva un ruolo ben preciso. C'era chi confezionava la droga, chi aveva il compito di venderla, chi portava la contabilità e chi invece faceva la staffetta. Tra nebbiceglie le basi operative, tra i clienti non solo giovani ma anche insospettabili professionisti. A porre fine all'attività illecita i carabinieri che all'alba hanno eseguito 13 ordinanze di custodia, 4 le donne coinvolte e una persona è tuttora ricercata. Tra gli arrestati i fratelli Giuseppe e Michele Catino di 25 e 21 anni, il cugino Giuseppe, anch'egli di 21, ritenuti dai militari i presunti capi del gruppo. Caramelle, bicchieri e caffè, le parole in codice utilizzate per indicare lo stupefacente che in piccole dosi veniva venduto da giovani che si muovevano con motorini, risultati poi rubati. Le indagini sono partite dall'agguato teso nel gennaio dello scorso anno a Giovanni Leuci, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, nel corso dell'operazione, denominata Again, sequestrato più di un chilogrammo di hashish. Blitz antidroga dei carabinieri all'alba anche in provincia di Foggia, smantellata un'organizzazione di presunti affiliati al clan Ciavarella, operante nei territori di San Nicandro Garganico, San Paolo Civitate e Apricena. 19 le persone arrestate, tra le quali 6 donne accusate a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti e di aver favorito la latitanza di un esponente di spicco del clan, 6 le persone indagate in stato di libertà. Parliamo di ladri, di due storie particolari che ci consegnano un'immagine quasi patinata dei protagonisti, che sono appunto due ladri, entrambi baresi, entrambi morti nelle ultime ore. Si cercano i tre complici di Clemente Caruso, il ladro di 33 anni morto l'altro ieri, schiacciato dalla cassaforte che aveva appena rubato dal McDonald's di Oshan a Casa Massima. I complici non lo hanno soccorso e sono scappati via. L'autopsia, che sarà eseguita domani, dovrà accertare se l'uomo è stato abbandonato, ancora agonizzante. Clemente Caruso aveva 24 anni quando la sua vita si è trasformata in quella di un criminale. Aveva infatti 24 anni quando il padre fu ucciso davanti ad una macelleria nella piazza del Rione Carbonara. Temeva di fare la stessa fine del padre, convinto che ad ucciderlo fosse stato il clan Strisciuglio. Chiese così aiuto ad un pezzo grosso del Rione Iapigia, Piero Lo Surdo, ma in cambio dovette dar prova di fedeltà, guidando una delle auto per compiere due agguati contro il Diomede. Ci fu un conflitto a fuoco con la finanza e l'agguato sfumò. 3 anni dopo Caruso fu arrestato per associazione mafiosa e traffico di droga. Le condanne di primo e secondo grado furono però annullate in Cassazione. 2 anni da sorvegliato speciale, dall'anno scorso invece sembrava aver messo la testa a posto, trasferendosi da Carbonara a Celle del Campo con la moglie e i 3 figli. Forse qualche frequentazione sbagliata proprio a Celle, l'altro ieri il furto, finito in tragedia. E per un infarto è finita la carriera di ladro gentiluomo, durata 40 anni, di Antonio Mititiero, classe 45, di Bari. L'ultima volta che la polizia l'aveva sorpreso a rubare è stato 15 giorni fa. La prima segnalazione risale al 67. Rubava negli appartamenti, molto più spesso nei negozi. Abitava nel quartiere Libertà, a Bari. 3 giorni fa è morto per infarto. La famiglia ha avvisato la polizia perché l'uomo era ai domiciliari. Mai un precedente per armi né per droga, sempre e solo un ladro a modo suo, gentiluomo. Abbiamo concluso il prossimo TG Norba subito dopo la pubblicità. Grazie per l'ascolto, buona giornata. Buona giornata, arrivederci.